È da un po' che lo sto utilizzando e è arrivato il momento di recensirlo. Di cosa stiamo parlando? Dello zaino fotografico della K&F Concept che abbiamo comprato su Amazon e di cui trovate il link in descrizione per l'acquisto. Eccolo qui, le dimensioni sono ridotte, ce ne sono di vari modelli, di varie dimensioni, non ricordo esattamente i litri, ma adesso vi faccio vedere come è all'interno, così riuscirete a vedere quanta roba ci sta effettivamente. È piccolino, è abbastanza portatile, le bretelle sono comode, sono regolabili e c'è ovviamente l'aggancio per andare a chiudere la bretella anche qui davanti. Non c'è l'aggancio per andare a chiudere in cintura che invece c'è nel modello, più su di gamma e anche un po' più su di prezzo. Fuori abbiamo una tasca esterna che è questa qui, molto comoda perché io qui all'interno ci metto tutti gli ammennicoli vari che mi servono per la mia telecamera. È molto ampia la tasca interna perché arriva, copre tutto, si apre qui ma copre tutta l'intera dimensione dello zaino. Poi andiamo ad aprire lo zaino che si apre con la zip classica e eccolo qui, abbiamo innanzitutto la prima delle zip che in questo caso va da qui in giù, non va in su, è fissata qui. E qui abbiamo un'altra comoda tasca con lo strappo che in questo caso arriva fino in fondo. Quindi anche qui abbiamo la possibilità di inserirci un sacco di interessanti accessori. Arrivano fino a qui. Mi piace tantissimo sta cosa perché di solito le tasche vengono bloccate, cucite qua. Invece qui abbiamo un sacco di spazio, veramente, veramente tanto. Ma vediamo che cosa ci sta all'interno dello zaino della K&F Concept. Allora, innanzitutto qui abbiamo la possibilità di andare a fissare e a togliere i vari scomparti perché è tutto a strappo, come vedete. Qui all'interno io ci ho inserito la mia Alpha 6005 con un 18105. Dopodiché c'è il microfono e poi abbiamo un po' di adattatori, un 58 mm qui, ho la mia GoPro Hero 4, ho la mia Hero 5, ho tutte le batterie sia di GoPro che della Sony, ho i caricabatterie GoPro e Sony, i case stagni, accessori vari, cavi, cavetterie, eccetera, il deadcat per il microfono e tutto questo spazio qui, questo settore l'ho lasciato per gli agganci e tutto quello che riguarda GoPro praticamente. Quindi mi sono creato una borsa con la quale riesco a lavorare tranquillamente con la Sony e con tutte le GoPro che mi porto sempre dietro. Portatile, comodo, qualitativamente di buoni materiali perché ce l'ho ormai da 4-5 mesi e devo dire che mi trovo molto bene. Ah, una cosa che non vi ho detto, esternamente, dov'è? Di qua abbiamo questa piccola zip dove all'interno possiamo metterci quello che ci pare. E la cosa interessante è che a strappo ha un'altra tasca perché qui si va ad inserire la zampa del cavalletto che viene inserita qui. Quindi qui dentro, adesso non posso farvelo vedere perché il cavalletto lo sto usando per fare la ripresa, ma qui dentro si inserisce il cavalletto con la zampa inserita e riusciamo a portarci dietro pure il cavalletto con questo zaino K&F Concept. Ottimo prodotto. Ottimo Amazon che come al solito spedisce in tempi record. Quindi se vi è piaciuta questa recensione cliccate mi piace sul video, iscrivetevi al mio canale se volete comprare questo fantastico zaino. Sotto nell'info box trovate il link di Amazon. Un saluto a tutti, ciao!